Torna a volare il Pescara che batte all'Adriatico 3-1 il Gubbio, portando a 9 i risultati utili consecutivi e confermandosi al quarto posto a braccetto della Virtus Entella. Vittoria sofferta ma meritata per i biancazzurri, che possono legittimamente festeggiare l'11° successo della stagione al cospetto di un buon Gubbio. Auteri, che deve rinunciare a Derisio e Memusciai, rivoluziona la squadra. La novità più grossa riguarda l'impiego dall'inizio di Cernigoi al posto di Ferrari. Le prime battute di gara vedono i locali subito pericolosi al quinto con un tiro alto di Rauti. L'ex Palermo ci riprova all'11° con una conclusione da prima del limite con la palla fuori. Al 23° sembra fatta, ma Cernigoi si presenta davanti a Ghidotti calciando addosso all'estremo umbro che salva. Si morde i gomiti l'ex attaccante del Seregno con il Delfino, che però trova il meritato vantaggio con Gherardi al 31° con un colpo di testa perentorio su angolo di Pompetti, e sblocca così il punteggio per la sua squadra festeggiando il primo gol in maglia biancazzurra. Il Gubbio sotto cerca di reagire e si rende pericoloso al 34° con Spalluto, che in aria trova però la pronta risposta di Sorrentino, che respinge. Ultima emozione del primo tempo al 45° con una conclusione al lato di Cernigoi dall'interno dell'area di rigore. Il secondo tempo si apre con l'assalto ospite e con la traversa colpita al quarto dal neoentrato Sarao, che grazie a Sorrentino, che però dopo un minuto non può nulla sul colpo di testa di Spalluto, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo mette di testa la palla alle spalle del portiere pescarese. Doccia gelata per il Pescara, che subisce l'ennesimo gol ed è costretto a ripartire a testa bassa con la squadra di Torrente molto più viva però rispetto al primo tempo. Auteri al 15° cambia e passa al 4-3-3 con l'ingresso in campo di Ferrari, Dursi e Diambò per Cernigoi, Rauti e Rasi. Passa qualche minuto e al 22° il Delfino si riporta in vantaggio con Clemenza, che con un sinistro micidiale supera Ghidotti andando a festeggiare sotto la Nord. Dopo la doppietta dell'andata, gol anche al ritorno per l'ex Juventus Under 23. Pescara così di nuovo avanti in una gara che resta palpitante, con gli umbri che non ci stanno ribattendo colpo su colpo e facendo molto possesso palla, con Sorrentino e compagni costretti ad arretrare. In campo non accade molto, con Veroli e Frascatore nell'ultima parte di contesa. In campo e con Sorrentino davvero miracoloso al 44° su Spalluto, e poi la rete della liberazione con il gol 12° stagionale di Ferrari, che al 47° su assist di Dursi non sbaglia, siglando il 3-1 con cui si chiude il match. E con i biancazzurri che festeggiano la vittoria e che avranno ora 8 giorni di tempo per preparare il posticipo del 14 febbraio in casa della corazzata reggiana.